Allora, Capitan Fazer, un po' scuro in volto per questa sconfitta. Beh, che però... è successo? Non è successo niente, perché abbiamo perso 5-3 con gli Avengers, non è successo niente, abbiamo fatto la nostra partita. Purtroppo non tutti giocano al 100%, cioè io in quello che posso do il meglio, però chi è più forte non dà tutto quello che può. Un po' perché gli si dia, un po' perché è stanco, però se tutti dessero al 100% vinceremmo sempre. Gli avversari erano... erano forti e lo sapevamo, però dico 5-3 contro di loro sembra un ottimo risultato. Comunque, tra l'altro, con questi ci siamo levati Avengers, Divin e Baralba, ci rimangono i Babel molto forti, poi Ginolef, però dico, ci stiamo levando quelle forti. La prossima sono... Longobarda. Longobarda... Dobbiamo vincerla perché poi abbiamo i Babel, che è quella è più molto... Tornerà Borruso? Con i Babel, si spera. Ah, con i Babel. Ancora sta... No, perché è tra 3 giorni a Longobarda, l'infrasettimanale. Si spera che tornerà Borruso con i Babel contro Vito Barone. Però se non c'è lui ci dovrebbe essere Gandolfo, che non vede l'ora di giocare contro Barone. Per finire, chi è stato il migliore in campo dei tuoi? Secondo me Mirko, ha fatto un partitone, tutti quel che ha preso non ci colpava, però tutto quello che poteva ha fatto per un bel po' di miracoli. E poi con Iero e Sebastiano gli mancava un po' di fiato, anche Davide non era come al solito. Manuele ha fatto quello che poteva e Gioi ha corso tutta la partita come fa sempre, però... Diciamo che per il risultato che abbiamo fatto abbiamo giocato abbastanza male. Cioè, se avessimo giocato un po' meglio potremmo... Ok, grazie capitano. Ciao.